C'è qualcosa di magico in questa quarantena. Trascorrono le giornate, ma la mente rimane inchiodata all'attimo estremo in cui tutto è iniziato. Sommessamente, ogni giorno mi chiedo se sto camminando nell'oscurità di una grotta o se ne sto solamente varcando la soglia. Compro da mangiare e lo esaurisco ancor prima di poterlo assaggiare. Ma l'ho comprato mezz'ora fa. Mi interrogo di continuo su quale futuro mi attenda, mentre questo presente, ansiogeno e avvilente, grava inesorabile sulle mie spalle. Qualcosa però l'ho imparata. Questa grotta oscura io avrei potuto attraversarla da solo, senza una fiammella a rischiararmi la strada. E invece, per me il fato ha deciso diversamente e mi ha donato una luce che risplende fulgida proprio nei momenti come questo. Se reggi forte la mano della persona che ami, allora anche questa malinconia apparirà più sopportabile. Scendo a fare la spesa. Veramente sarebbe il mio turno. Che dici? Ho detto che scendo a fare la spesa. Va. Va pure, vai. Hanno appena cambiato l'autocertificazione. E lei ancora non lo sa. Scopri interessi che non avresti mai creduto di poter nutrire. Ho scoperto l'elicicoltura. È un mercato in continua espansione e dalle grandi prospettive. Ha trovato 3 lumache nell'insalata e le ha adottate. Non importa quanto sia difficile. Non importa se la clessidra del tempo rallenterà il suo corso. La storia della mia quarantena è stata scritta così e basterà un semplice sussurro per convincermi che in fondo andrà tutto bene. Lo so,